Non sono un grande cultore delle materie umanistiche, non ho avuto modo di studiarle a fondo, anche se poi per il ruolo che ricopro all'interno di questo programma spesso faccio riferimento a personaggi della filosofia e soprattutto della letteratura in genere. Mi piace rispolverare frasi, citazioni, aforismi che riecheggiano nello stato delle cose che si vivono al momento con tutte le emozioni che le stesse implicano. Quando si ha l'intenzione di identificare un sentimento e questa intenzione la si trova in una bella frase, si ha contezza di capire come la vita è uguale in tutte le sue sfaccettature e vale la pena di essere vissuta per tutti indistintamente, in special modo se l'emozione e la bellezza di una vittoria coinvolgono chiunque al di là dello stato sociale. È indescrivibile questa vittoria perché esprime la sua bellezza, o meglio, per rubare un titolo pluripremiato pieno di enfasi, la sua grande bellezza, per come si è concretizzata, per come si è evoluta e soprattutto, ma anche innanzitutto, per il luogo ricco di storia dove si è raggiunta. Non a caso spesso i nostri meravigliosi tifosi lo gridano agli ospiti di turno: salutate la Magna Grecia. Nella visione umanistica greca la bellezza è equilibrio, perfetta proposizione di forme, ma anche il riflesso esterno di un'armonia interiore. Secondo Aristotele, le forme del bello sono l'ordine e la simmetria, e la definizione per l'uomo ideale greco è kalos kai agathos, bello e virtuoso, espressione quanto mai congeniale nel rispecchiare in senso assoluto la società del Crotone, tutti compresi, dal mister ai ragazzi alla dirigenza e gli addetti ai lavori, senza voler trascurare nessuno. La bellezza di una società che ha dovuto lottare contro tutti e contro tutto, di una squadra e ragazzi che hanno voluto fortemente mostrare il loro valore messo sempre in discussione e ai quali ora nel ricrederci dobbiamo solo fare complimenti. La bellezza di un allenatore, o meglio di un uomo pieno di umiltà e soprattutto abbastanza colto, forse, anzi senza forse, il più colto che il Crotone abbia mai avuto al suo timone. E volendo chiudere proprio con lui, con Mister Nicola, per quello che è stato il suo ricordo di Falcone nel momento in cui si deve spingere per il cambiamento delle cose con l'intento di migliorarle, ricordiamoci che anche se in futuro dovessero cambiare gli interpreti, la bellezza, o meglio la grande bellezza, non cambia mai. Complimenti. Grazie. Direttore, non abbiamo parole, direttore, perché è un'impresa epica, forse si può dire l'impresa più grande da quando lei è nel Crotone. Sicuramente sì, era una cosa impossibile per voi. Lo so io che cosa ho patito al mercato di gennaio, quando la squadra era ultima in classifica, però con la nostra umiltà, con la nostra testardaggine, noi ci credevamo molto in questa squadra e poi... Quando ho capito che si poteva fare davvero? È stata una svolta. Io, la svolta secondo me è stata a Chievo, quando abbiamo vinto lì la squadra ha acquistato fiducia e poi è partita, ma il merito principale dell'allenatore, perché ci ha sempre creduto, è stato un grande, persona molto intelligente. Noi dobbiamo dare il merito anche a lei, direttore, perché anche quest'anno ha fatto conoscere al mondo calcistico calciatori che erano sconosciuti di fatto. Beh, questo lo dovete dire voi, non lo posso dire io. Quindi Presidente, venga pure il Presidente. Sì, Presidente. Quale occasione? Abbiamo Presidente e il direttore, il miracolo è avvenuto, lo diceva il direttore, ma è realmente un miracolo sportivo. In questa settimana è stata brava la società, è stato bravo, molto bravo, secondo il mio modesto parere, il mister, che ha tenuto sulla corda un intero ambiente, ma è un miracolo sportivo tipo Leicester. È, diciamo, una favola sportiva questa, perché nessuno ci credeva. E ci davano tutti per finiti. Abbiamo trasmesso serenità a questa squadra, tranquillità, e abbiamo chiesto solo di giocare con molta spensieratezza e di divertirsi in campo. E siamo riusciti a fare due risultati utili consecutivi e da lì è partito il vero Crotone, anche perché la classifica, a mio avviso, durante tutto l'arco del campionato non era una classifica, veritiera, perché noi, ho già detto prima, qualche torto arbitrale, qualche piccolo errore nostro di inesperienza, per cui potevamo avere qualche punto in più. Però ho sempre detto, ci prendiamo quello che ci arriva. È arrivata la salvezza,
Speriamo l'anno prossimo insieme con Ursino, con mio figlio Raffaele. Sarà un nuovo inizio, una nuova alba, cambia tutto l'anno prossimo. Vedere di commettere meno errori, perché bisogna essere umili e quindi qualche errore è stato commesso, vedremo di... Intanto ci sarà già lo stadio. Sì, sarà lo stadio, vedremo di realizzare anche la copertura se riusciamo, per cui niente, la mia famiglia mi è stata sempre vicina e a mio padre che da lì mi guarda, ecco. Il 23 di maggio ha fatto il compleanno, sono andato a mettergli delle rose rosso-blu sulla tomba, per cui dopo lui non è riuscito a godersela questa Serie A, però secondo me da lassù si starà divertendo. Ma la cosa principale che ho visto in questi momenti è che tutta l'Italia tifava per noi. Io ho ricevuto messaggi da tutta Italia e tutti ti fanno perché hanno visto la semplicità della squadra, non ci siamo mai lamentati, mai. Io ho detto che questa è un'opera d'arte, non è una favola, è un'opera d'arte. Effettivamente. Tanti si dovranno adesso rimangiare le tante parole. Perché questo non era buono, quell'altro non potevano giocare in Serie A, però a lungo andare il lavoro paga. E quindi sono molto felice. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto nazionale anche a Crotone EduCamp 2017, organizzato dal CONI che tra giugno e settembre propone centri estivi sportivi multidisciplinari con programmi di attività motoria e sportiva polivalente, prevalentemente a carattere ludico aggregativo. Il CONI regionale della Calabria propone e organizza il centro estivo EduCamp nella provincia di Crotone presso la piscina olimpionica. La prima fase si terrà da lunedì 26 giugno sino a venerdì 30 giugno, mentre la seconda sarà da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio. Questo è un progetto nazionale che è iniziato 4 anni fa. Per quanto riguarda la provincia di Crotone abbiamo fatto l'anno passato la prima esperienza e quest'anno la seconda esperienza. È un progetto su cui il CONI tiene soprattutto per quanto riguarda i ragazzi dai 5 ai 14 anni di età. È un progetto multidisciplinare, infatti i ragazzi saranno impegnati per una settimana. Le settimane che abbiamo indicato sono dal 26 al 30 di giugno oppure dal 3 al 7 luglio. Naturalmente saranno dalla mattina dalle 8:30 fino alle ore 18 e faranno tutte queste attività. Quindi faranno le attività della vela, del nuoto, dello judo, del football americano, della pallacanestra, calcetto e pinna splash, quindi sono tante attività, saranno organizzate per gruppi di lavoro che gireranno a fare queste attività. La sede principale sarà concentrata sulla piscina olimpionica, che è uno spazio adeguato. Oltre a queste attività ci sono delle attività collaterali, culturali, attività, ci sarà la Federazione Medici Sportivi, quindi si farà una sana alimentazione, sani stili di vita, pronto soccorso, e questo sarà fatto sia ai ragazzi per quanto riguarda queste lezioni e anche ai genitori. Per poter accedere c'è un sito online per l'iscrizione, come funziona? Esatto, bisogna andare sul sito del CONI, www.coni.it. Entrare nella sezione promozione, cliccare sulla sezione EduCamp, quindi poi scegliere Crotone. Uno si può anche iscrivere in un'altra provincia, però naturalmente penso che scriveranno qua Crotone, e poi c'è la procedura per l'iscrizione, quindi dovrà essere fatto tutto su online. C'è un tempo di scadenza? Esatto, il tempo di scadenza è il 16 di giugno. Quindi entro il 16 di giugno si può fare online questa richiesta per poter iscrivere i propri figli. Ricordiamo, bambini dai 5 ai 14 anni. Perfetto, quindi il termine ultimo è il 16 giugno, dopodiché si valuteranno le iscrizioni e poi si partirà con il progetto. Il messaggio che vogliamo dare è quello di abituare i ragazzi a stare insieme e fare sane attività motorie.